prevedere una roba, diciamo vecchia del 78, no? Nel senso che noi eravamo contro tutti, occupanti, contro Sonia. Negli anni 90, 95 eravamo più forti e quindi c'era una rifondazione che poteva rappresentare, c'era una situazione politica diversa. Oggi è tutto cambiato, tanto è vero che facciamo adesso, no? Queste cose qui, Sunia, Unione Inquilini, Anina, tutti insieme, ma noi scriviamo i documenti, noi proponiamo le cose, loro accettano. L'unico rapporto, diciamo, più organizzato è con i compagni dell'AIA, che non sono come quelli di Roma, perché anzi vanno a Roma e dico guardate, l'Unione Inquilini non è quella che voi pensate, è un'altra cosa. Quindi il problema, secondo me, il rapporto sindacale con gli altri è che se c'è e riesce a fare delle cerimonie e a portarteli dietro, quando vai in prefettura e c'è il fronte, continui tu che se ci vai da solo. Proprio lo sindacato. Ok, no, proprio il discorso delle cerimonie, non siamo andati a gamba di sempre, proprio per il sindacato, cioè, diciamo, noi dettiamo certi modi, e poi ci proviamo per noi a scrivere, che è saltato il microfono. Allora, intervento adesso di Bruno Cattoli, segretario di Milano, se non sbaglio, adesso non voglio dire male. Facciamo il mio fisico. Va bene, adesso. Prossimo segretario sono un po' diverso, la donna. Speriamo. Allora, volevo dire su. Prima una cosa, quello che diceva Cesare rispetto alla giornata del 19. Il 19 sicuramente c'è un'iniziativa centrale di Sumia, Sicce, Autonomia, CGL, CISL e UIL già organizzata sul cinquantenario dello sciopero. Lo sappiamo perché avevamo una manifestazione a Milano quel giorno ed è stata spostata proprio per questo tipo di cose. Quindi teniamo presente che qualsiasi cosa decidiamo di fare avviene nel momento in cui c'è già un'altra cosa, mi sembra che tra l'altro non siamo stati in alcun modo coinvolti a proposito anche dei rapporti con gli altri sindacati, no? E allora, un'altra premessina, io non sono uno dei due fondatori della CUM, no? Nel senso che io ho una storia diversa, sono arrivato all'Unione quindi più tardi. Ha una visione, fra virgolette, non so come dire, meno sentimentale e più larga del rapporto con la CUB, no? Detto questo, nella nostra esperienza milanese sicuramente questo rapporto è un rapporto che esiste, perché esistiamo noi, perché esiste la CUB, è un rapporto nel quale le specificità vengono riconosciute, nel senso che noi non abbiamo mai avuto. Cioè, anche noi facciamo i volantini a 5, a 6, noi abbiamo rapporto con gli altri sindacati inquilini per quello che è possibile, rispetto anche con la stessa AGI, abbiamo rapporti assolutamente civili, delle volte siamo addirittura noi che dobbiamo mediare tra altri sindacati inquilini che esistono sulla piazza milanese, no? Tutto questo però avviene sulla base di che cosa? Sulla base di una nostra chiara identità e anche di un rapporto di forza che siamo riusciti a costruire. Quindi, da questo punto di vista, come succede in altri costi, ovviamente, il problema è che noi siamo il sindacato, un sindacato, noi siamo il sindacato, il fatto di essere il sindacato non ci impedisce, ovviamente, non vuol dire che noi dobbiamo pensare di essere autosufficienti, non dobbiamo sfruttare le contraddizioni altrui, non dobbiamo cercare di costruire di tutti i momenti di massimo coagulo di forze. Però vuol dire che noi non stiamo al carro e siamo però consapevoli di quella che è la nostra identità. No? La nostra identità è un'identità diversa da quella del sindacalismo confederale. Ed è un'identità diversa anche proprio rispetto al fatto che noi facciamo sindacato, noi non siamo, anche se in qualche volta ci possiamo appoggiare su una sede su Rifondazione, su altre sedi, noi non siamo una costola di Rifondazione, non siamo una costola di nessuno, noi siamo semplicemente un sindacato che ha una sua autonomia, una sua linea politica e che cerca di portarla avanti, e per portarla avanti cerca di rapportarsi con tutti i soggetti possibili, siano sindacati, che siano movimenti.
Cioè, io non vedo questa contrapposizione fra l'identità e l'autonomia e il fatto di avere un'azione che sia comunque calibrata sulle situazioni concrete. Rispetto al discorso del rapporti CUP Unione Inquilini, perché poi allora io cerco di essere abbastanza franco e diretto e magari anche semplificando anche alcune cose, no? Allora, la prima cosa è il rispetto e il parlarsi. Cioè, prima diceva Walter, ci si conosce poco, no? Fra virgolette, è una cosa vera, una cosa dubbia, una cosa che dipende anche dal fatto che tutti, sia l'Unione Inquilini che la CUP, sono armati di Leopardo, no? Per l'Italia. Cioè, noi abbiamo delle sedi che sono. E quindi sicuramente il fatto di conoscersi e di sviluppare è una cosa comunque assolutamente importante. Due, creare delle sinergie. Io questo processo che sta facendo la CUP, il quale ovviamente è un processo che anche loro stanno sperimentando, anche la CUP sta sperimentando. Se questo sarà un processo che avrà risultati o no, è difficile dirlo adesso, no? Io spero che ce li abbia, perché i presupposti secondo me sono corretti. I presupposti sono quelli di dire creare una struttura dirigente che è quella del coordinamento dei famosi 45, che è quella che stabilisce le linee politiche. E creiamo però anche un organismo esecutivo che sia in grado di far fronte in modo abbastanza agile a quelle che sono le continue realtà quotidiane, che non possono essere quelle che riuniscono ogni volta, consultano ogni volta l'organismo, un organismo molto ampio. Anche perché se no il rischio qual è? Il rischio è che poi alla fine tu hai un'apparente ampia democrazia, no? Nel senso che sono tanti che potrebbero votare, però la realtà concreta riporta al fatto che poi c'è invece una centralizzazione solo in alcuni di quelle che sono le decisioni. Cioè, teniamo presente che un organismo esecutivo che sia agile è un'esigenza ed è una cosa che si crea per oggettivamente, perché non può stare via. Allora forse è il caso che si stabilisca bene un organismo che sia più ristretto, sufficientemente però sufficientemente ampio, e che renda comunque, che non sia però staccato da quelle che sono le decisioni e gli orientamenti politici, quindi non è chi decide la linea politica ma chi esegue la linea politica, la segreteria, e da questo punto di vista sia però un organismo che possa essere effettivamente funzionale. Io questa la vedo una scelta che secondo me è corretta, come vedo corretto il discorso del CUP provinciale, proprio il discorso che veniva fatto. Sicuramente creare un lavoro sul territorio, creare una sinergia fra quelle che sono le varie attività che ci sono sul territorio, che vanno ovviamente da quelle di fabbrica, lavoro, sportello, ufficio di avvenze, immigrati e Unione Inquilini, sicuramente, siccome poi molte volte i lavoratori sono lavoratori che poi hanno tutti questi vari aspetti, chiaramente è una cosa che non può che rafforzarci, ed è una cosa assolutamente necessaria, che forse anche dal punto di vista dei numeri, usiamo questo termine, poi e delle masse critiche che riusciamo a mettere in campo, può essere positiva sia per l'Unione Inquilini ma anche per la CUP, ovviamente, no? Quindi una cosa che dal punto di vista politico ha senso e poi anche, può anche risolvere qualche problemino organizzativo che tutti abbiamo e che ovviamente, perché poi dopo siamo fatti tutti i discorsi, ma se non abbiamo le masse critiche per fare determinate cose, poi rimaniamo, rischiamo di rimanere dei grilli parlanti, dicendo anche le cose più belle del mondo, no? E qua arriviamo a quello che adesso non so, perché poi non sono state fatte proposte precise su questo termine, su questa cosa. Io penso che noi dentro gli organismi di direzione della PUV, proprio perché noi su tutte le cose, la nostra scelta è fra virgolette quella di sporcarci le mani, no? Cioè di essere dentro i processi, non di essere fuori dai processi e poi dire sì, questo processo, questa cosa andava bene, questa cosa andava male. Noi dobbiamo dare il nostro contributo, e per questo, secondo il mio modesto parere, nei coordinamenti i nostri posti vanno occupati, questo è il discorso. Parlo ancora di più sul discorso del coordinamento che su quello della segreteria, perché la segreteria è un organismo esecutivo, no? Proprio almeno la concezione che ho io, no? E deve essere fatto da persone che ne hanno una capacità e una possibilità anche a livello di operare concretamente, no? Ma negli organismi di direzione politica, che sono poi di fatto, e quindi poi è una scelta che penso che comunque poi possa essere valutata anche nel corso del tempo, anche vedendo un po' come sono le cose, ma negli organismi di direzione politica, io penso che noi i posti che abbiamo li dobbiamo
usare, li dobbiamo sfruttare anche proprio per portare all'interno del dibattito quelle che sono le nostre specificità e le nostre esperienze, non è che possiamo fare dal di fuori, lo dobbiamo fare laddove si discute. E per cui questo anche rispetto a uno degli argomenti che poi è emerso nella scorsa segreteria, che era coordinamento sì, coordinamento no, coordinamento uno, coordinamento tanti. E quindi dal mio punto di vista, se si dovrà riarrivare a una proposta, perché comunque in ogni caso sul discorso della segreteria vedremo cosa uscirà anche rispetto a questo discorso, quando poi ci sarà il discorso del rafforzamento della segreteria e dell'aumento del numero dei componenti fino a 9. Dal punto di vista invece dei coordinamenti, io penso che invece noi dobbiamo esserci ovviamente non per essere lì e dire bravi su ogni cosa, ma per portare avanti le nostre posizioni in un rapporto assolutamente franco e reale, come siamo capaci di fare. Grazie. Allora, chiamo Walter De Cesaris e nel frattempo, adesso mi segno, nel frattempo dico che noi nel frattempo abbiamo fatto un altro atto, anche unilaterale, rispetto al gruppo, che è quello che nelle nostre trasmissioni di Radio Comunque Notizie c'è ogni puntata, sempre e comunque la presenza della gruppo, di iniziare di lotta della gruppo, di fare caso della gruppo, hanno partecipato tutte le aree della gruppo, le nostre trasmissioni, tutte, non abbiamo fatto nessun ragionamento di altro tipo, e quindi se qualcuno l'ha pensato lo smentisco pubblicamente in questa non occasione per dirlo, ma anzi perché per noi è importante, perché in Radio Comunque Notizie c'è un equilibrio, ma è importante che ci sia anche la CUPE, perché noi siamo la CUPE, per cui è un modo anche per dare lo spazio, per dare la possibilità di parlare, perché magari dare lo spazio in più, perché non ci sono tanti spazi nella formazione, noi nel nostro piccolo spazio, comunque qualche migliaio di ascoltatori ce l'abbiamo, e hanno parlato sempre comunque, in particolare i territori, poi c'è anche il dirigente, un intervenuto con Marcello, un intervenuto Mattia Scolare, un intervenuto Antonio Ferrari, che sta qui con noi anche, altri, cioè, per cui per noi ci interessava un po' a far conoscere le cose che fanno Cuba, le tante cose che fanno Cuba, tanta gente ma non la sa, le tante cose che fanno, per cui insomma ci tenevo a dire anche questo e dire anche che poi molto spesso sono proprio le nostre sedi non ci sentono, però parliamo agli altri, parliamo. Ok, basta. Sì, io volevo soltanto dire questo, il tempo nostro è brevissimo, no? Adesso, quindi proprio stringendo al massimo, primo punto, secondo me noi dobbiamo sviluppare affrontandolo nella maniera come si prendono le cose, dal punto di vista più radicale. È utile che l'Unione Inquilini sia nella CUB, è utile alla CUB che l'Unione Inquilini ci sia. Io qui do il mio punto di vista, che è analogo a quello che ha detto l'intervento che ha fatto Walter Montagnoli. Secondo me non è tanto una questione che se ne conviene, come sinergie, così, è una questione politica, cioè c'è un punto di fondo che non puoi affrontare il tema delle politiche abitative se tu lo vivi nel tuo orticello chiuso in se stesso come una cosa, è un punto fondante della costruzione di un nuovo movimento operaio, ecco, chiamiamolo così, nelle diversità storiche, così, è un punto fondante, e lo slogan che hanno inventato i compagni livornesi, perdi il lavoro, perdi la casa, che non è solo un fatto materiale, concreto, sì, effettivamente sì, è così, nella vita concreta, ma indica anche un punto politico, di un punto di fondo. E questo per me è un punto, cioè voglio dire, è un problema del tema del diritto alla casa fuori da una confederalità, diciamo, di una questione complessiva di costruzione del movimento operaio, è una cosa che secondo me non c'ha respiro, non c'ha forza, non c'ha dimensione, cioè non è questo. Secondo voi, e quindi poi scusatemi, proprio perché potrebbe essere sviluppato, non c'ho tempo, non fa come scala, insomma. Secondo punto. Vorrei ribadire una cosa perché è stata ribadita poco, però una leggenda metropolitana da sfatare. Nel momento in cui noi abbiamo avuto effettivamente una discussione politica, che è un punto di crescita del rapporto tra l'Unione Inquilini e la CUB, non è un punto di decrescita, perché è un punto di crescita, perché ci siamo sentiti più interni e vogliamo un po' tenere qui, non essere più tanto così, come si può dire, non sta così, però uno si fa affari suoi, così, ma invece vogliamo interloquire. Quando interloquisci è chiaro, sei d'accordo, ma nella storia dell'Unione Inquilini, nella storia, scusatemi, da quando io sono stato in Unione Inquilini, cioè quindi non mi permetto di dire le cose, ma mai si è sviluppato un rapporto così intenso
nei territori, la Unione Inquilini ha avuto mai, oh, ma, cioè, mai, mai, cioè, quindi è il massimo dello sviluppo del rapporto, oggettivamente dello sviluppo del rapporto Unione Inquilini e Coppa è venuto in questi ultimi anni, questo ultimo anno in particolare, no? E questo è un punto oggettivo, cioè, quindi stava a dire, era il contrario, stavo. Poi normalmente c'è una discussione, no? Quando discuti, sei d'accordo, non sei d'accordo, però pure come si vede nel dibattito nostro, non è che noi vogliamo intervenire nel dibattito della CUP, l'Unione Inquilini è l'organismo staligente, decisa. I compagni, come vedete anche nel dibattito oggi, intervengono in maniera, come si dice, articolata e con differenze. Perché? Perché noi abbiamo tante differenze, impostazioni culturali, impostazioni. E questa è una nostra ricchezza, no? Il fatto che parliamo con tante voci diverse, perché così è ugualmente, non è che noi nel vanno, che ne so, poniamo tre riunioni inquiline nel coordinamento nazionale della CUP, noi diciamo, guarda, voi siete tre, siete lì, tutti e tre, vedete quello che fa il segretario e alzate la mano. No, tre persone con la loro capoccia, con l'invaso di una impostazione politica, interverranno, faranno, diranno le cose che pensano e che rideranno sempre giuste senza che ci sia nessun tipo di imposizione di cosa. Nella segreteria una volta abbiamo fatto un documento di impostazione di cosa che ha sviluppato, ha dato un corso, un dibattito, a una cosa, sicuramente è tutto così. Infine l'ultimissima cosa che mi sento di dire, poi questo sarebbe un dibattito molto lungo così, siamo insindacato, siamo solo noi, cioè, non so, cioè io penso questo, no? E tu stai a fare la partita e stai in campo, l'importante è che stai in campo e giochi, e intanto pensa a mettere la palla a porta e poi dopo quando vai allo spogliatoio dici ho vinto, ho perso, ma mentre stai a giocare ho vinto, perché adesso intanto maglietta lì e voglio mettere la palla all'archetto e come dice voglio mettere qua la porta all'accio, chiarissima la porta dove voglio mettere la palla dentro. E so, e come dice Benio, sono d'accordo e anche con Carlo di quello che dice, c'è il rapporto tra autonomia e unità, cioè la maglietta mia, gioco in quel campo lì, voglio mettere la palla là dentro, però sudo, è un corpo a corpo, l'egemonia si fa sul corpo a corpo. D'altra parte abbiamo un esempio molto chiaro, no? Come si fa l'egemonia, il 10 ottobre, la prima cosa che abbiamo detto, ma noi non ci mettiamo nessuna etichetta, nessun cappello, nessuna cosa, tutti movimenti, associazioni, quell'altro che vogliono, ognuno con la sua autonomia, ma andiamo insieme in una direzione, no? E la diamo direttamente qual è. Tanti sanno, ma tutti sanno che è proposta da noi, quindi non abbiamo neanche bisogno di dirlo, o di ribadirlo, o di sottolinearlo. Quelli che lo fanno in genere, cioè, poi, a fine vedo, l'ASE tante volte che fa pure le cose, cioè, perché poi se caccia, cioè, se la fa sottere, perché poi alla fine vuole sempre mettere quel cazzo, cioè, oh, l'ha visto? So io sono meglio e tu sei una merda, ma che c'è, cioè, che serve, che c'è? Siamo tutti, siamo a metà palla là dentro, ognuno darà il suo contributo, il suo cosa. Se una volta viene pure il Sunni e mi fa un passaggio, io dico, oh, bravo, mi ha fatto il passaggio, ma che mi porta, cioè, qual è il problema? Questa è la cosa, io su un altro punto vedo la nostra diversità, io su un altro punto, su questo veramente è una cosa bella, e io questa la vivo, è un passaggio pure di discorso che famo dopo così. Siamo l'unica, questo effettivamente secondo me, l'unica organizzazione sindacale che vive senza un distacco sindacale, senza che qualcuno ceda un euro, tutto con le cose che costruiamo da soli. E questo però è un problema politico che dobbiamo porci. Come fa oggi in questa condizione storica così un'organizzazione che naviga così controcorrente, sale e sale cose come i salmoni e va controcorrente così, riesce e però può svilupparsi e vivere? E questo lo sappiamo, questo è un punto, no? Noi sappiamo perfettamente, su questo sono d'accordo già della nostra differenza con gli altri, che se venisse domani, che ne so, che arriva come si chiama, Landini oppure Leonardo, dicesse, oh ragazzi, mi dispiace, io non mi posso dare più gli stacchi sindacali, non mi posso più dare i sedi, gli stipendi, non ci avevo più, mi potevo dare. Il Sunni e l'Asia chiuderebbe dopo mezz'ora. Noi invece siamo qua, giovani, nuove idee, realtà,
compagne, una ricchezza del dibattito di ieri che viene da questa. Però certo noi abbiamo un problema, perché quel problema lo sappiamo porre. Una sede piccola che nasce, è quella per campare, per vivere, cioè, per una saracinesca, per e quello c'ha bisogno. E noi questo è un problema politico che ci dobbiamo porre. Però questa diversità fa dell'inquilino una cosa, secondo me, boh, misteriosa, cioè incredibile, cioè, perché comunque riesce ad avere una forza che comunque. Grazie Marco, mi piace sempre di più questa inquilino, vedo l'onore di essere anche il segretario nazionale, per cui di più non potevo chiedere nella mia vita. Allora, dopo De Cesaris, Michele Cinesi, segretario di Bologna. Non gli piace pagare l'affitto
pubblico non gli piace, ma proprio perché non dicevano il salario, non avevano modalità di fare lotte sul posto di lavoro e quindi si trovavano da un giorno all'altro con lo sfratto. E io questo ho condotto tutta sta fine per arrivare ad oggi. Io vedo anche oggi un certo tipo di non collimazione tra le due cose. Un cittadino che ha un inquilino, che ha un problema della casa, e la maggior parte della volta un lavoratore, e la casa è salario indiretto, quindi dobbiamo dire le cose come stanno. È impossibile separare le due cose. Finito il lavoro, non diventi inquilino, non diventi cittadino. Sei un cittadino, inquilino, lavoratore. Quindi è logico che le due cose, il sindacato deve andare di pari passo, sia da parte del sindacato dei lavoratori, sia da parte del sindacato degli inquilini, perché non può essere altrimenti. E questo, secondo me, è il modo di ragionare. Quindi, anche noi, come sindacato degli inquilini e sindacato, diciamo, i lavoratori devono rapportarsi dialetticamente, perché quando poi vediamo che alla fine che i rapporti dialettici ci sono, magari si cercano di snodare molti dei nodi che magari invece non si riescono, non ognuno, magari per i fatti suoi si dice, si costruisce magari alcune cose che magari poi alla fine si trovano, la quadra. E questo secondo me è il punto da tenere. Quindi io penso che comunione inquilini con la CUB, noi dobbiamo parlare, la CUB deve parlare con l'inquilino, trovare un punto di incontro, in punto non ancora dialettica, naturalmente, quello è infatti credo. Certe volte mi trovo d'accordo neanche con me stesso, quindi è logico che una mediazione c'è, tesi, antitesi, sintesi. Quella per me è la base. E, cioè, più o meno è quello che. Il rapporto invece che sinceramente dobbiamo avere anche con gli altri nella costruzione di qualche cosa è tutta un'altra questione, perché è una questione, sono i tavoli con la quale tu vai a parlare come sindacato, un'altra cosa sono le lotte, perché ragazzi, qui ce lo dobbiamo dire, lo sappiamo tutti che cosa sono CGL, CISL, UIL e oggi anche USB, sono gli stessi che magari quando ti vai a sedere al tavolo dicono no, c'è quello di SGP, c'è quello di cosa devono andare fuori dal tavolo. Molte volte succede così, ti cacciano fuori dal tavolo. Noi ci siamo trovati a dei tavoli di trattativa sindacale dove ti dicevano no, con quelli lì non parliamo perché non sono firmatari del contratto nazionale. Quindi c'è un problema in Italia di rappresentanza sindacale, quasi sfiora il fascismo, perché questi CGL, CISL e UIL sono i fautori di un fascismo sindacale. Non vi sto a tediare sulle regole di elezione dei lavoratori dell'RSU, che molte volte non decidono assolutamente niente. Non sto a raccontarvi gli accordi del 10 gennaio, che sono ancora un ulteriore peggioramento delle condizioni, non solo dei lavoratori, ma proprio delle condizioni democratiche che si ottiene sul luogo di lavoro. E questi, sinceramente, hanno fatto un'altra scelta. Non è che noi siamo qui il sindacato perché siamo qui il sindacato, noi siamo il sindacato perché siamo il sindacato, loro il sindacato non lo sono più, loro molte volte ormai sono comitati di affari perché fanno girare milioni e milioni di euro e questo ce lo dobbiamo mettere in contesto, perché se no sono quei fondi che hanno, con i fondi cometa, sono quelli che stanno distruggendo il welfare. Ricordiamoci, molte volte hanno azioni, cioè, tutto una questione che noi non possiamo neanche immaginare, cioè, lo sappiamo, però sappiamo benissimo le commissioni politiche, le commissioni affaristiche che questi signori hanno. E quindi manteniamo la nostra autonomia sia nei rapporti, naturalmente, tra le loro. Noi non è che dobbiamo andare a parlare con le dirigenze, noi dobbiamo parlare con i lavoratori, quindi anche se sono iscritti, anche se sono iscritti d'accordo, ma i rapporti sono diversi, quindi manteniamo la nostra autonomia, schiena dritta e andiamo avanti anche su questa questione. Grazie.
Proprio il punto organizzativo, soltanto il punto organizzativo. Abbiamo al momento 5 interventi, io chiuderei qua, perché siamo alle 11:20, per l'una, 1:30 che massimo dobbiamo chiudere, e quindi abbiamo detto l'una, forse sforiamo un po'. Allora chiedo questi 5 interventi, ma cortesia, proprio di cortesia, cioè non è per limitare, perché io. Qua abbiamo un argomento importante con il nostro bilancio, dobbiamo comunque approvare statutariamente, anche lo statuto, ci può anche discutere alcune cose, c'è anche alcune proposte che dobbiamo fare alle sedi, per cui insomma vi chiedo la cortesia veramente di andare all'essenziale, cioè, molte cose sono state dette, magari puntualizzate le cose che non ci sono state dette, magari vi chiedo questo, però scusatemi, non vorrei mai fare questo intervento, ma stiamo andando a questo perché il bilancio è stato molto ricco. È stato molto più tardi quello che abbiamo detto, quindi anche colpa nostra siamo ridotti a dover tagliare un po' non gli interventi ma la durata degli interventi, e qui chiedo già scusa a chi è il prossimo interpellato, però per favore intervenire più brevemente possibile, perché sempre siamo in guai, dobbiamo fare un bilancio con la nostra stanza. Antonio Ferrari è il segretario nazionale dell'MNU, il nostro ospite, diciamo, ci voglio un contributo. Grazie, loro credo di essere abbastanza veloce. No, intanto però vi ringrazio dell'invito e mi permetta di dire solo, diciamo, una premessa, perché oggi, perché ieri ho assistito veramente a un dibattito di sostanza, questo veramente mi ha fatto molto piacere, che di solito per il ruolo che io svolgo non avviene, non ascolto, anzi è di problematiche, invece ascoltando anche, sono venuto anche a conoscenza di cose a me nuove, diciamo. Una cosa importante che è stata detto già all'inizio da Massimo nell'intervento sulla questione dei fondi CESC, allora su questo argomento secondo me è una questione molto importante. Sul fatto che si possono riportare all'interno delle, cioè coinvolgere i lavoratori su questo, perché secondo me si tratta di far assumere consapevolezza ai lavoratori, che quelli sono soldi espropriati al corpo, cioè sono dei lavoratori, no? E che quindi non vengono utilizzati, che credo che sono cose che non si conoscono neanche, queste cose qui, e quindi credo che siccome il concetto, come diceva Cirinesi poco fa, non esiste che c'è un problema tra lavoratori e chi ha il problema nella casa, perché di solito sono gli stessi lavoratori che poi hanno il problema nella casa, non a caso lo slogan per il lavoro, per la casa, la questione, no? Ora io credo che in questo paese è stato distrutto il concetto di solidarietà e quindi anche le divisioni all'interno della stessa classe lavoratrice, no? E quindi anche all'interno delle tematiche che invece vanno riportate assieme e portate avanti tutti quanti voi. Io una cosa che voglio ringraziare molto, per esempio il mio inquilino si occupa spesso e parla spesso delle problematiche sociali e lavorative, infatti ringrazio perché spesso ha dato molto voce anche alla vicenda che si sta in questo periodo consumando in maniera abbastanza aspra, ma comunque la questione dell'IVA è stata una delle questioni di molto spesso toccate, è stata riportata, è stata se ne è parlato, quindi ringrazio l'onorevole comunque per la problematica che non sono legate solamente al problema della casa, no? E quindi c'è stato citato per esempio la questione dell'articolo 11 del diritto internazionale, ecco, per esempio io sono completamente d'accordo con l'intervento che faceva il compagno, perché queste sono piccole cose ma sono anche grandi cose, strumenti che vanno utilizzati, certo non ci risolvono il problema alla radice, però sono problemi, cioè strumenti che vanno utilizzati, ed è analogo per esempio a un aspetto proprio sui diritti umani che è stato fatto per esempio per i lavoratori, proprio i lavoratori dell'ILVA, sul fatto della ricorsa alla Corte Europea, no? sul problema proprio dell'inquinamento di essere stati sottoposti, diciamo, all'interno della fabbrica su sistemi produttivi acclarati che portano sostanze cancerogene, eccetera. Ecco, questi per esempio sono aspetti che sono anche legati, perché sfruttare determinate cose come ci ha illustrato il compagno prima. Io per fare proprio in fretta dico solo questo e chiudo questa premessa,
i concetti che sono stati espressi qua, io li ho visti, cioè, sono esattamente, e dobbiamo avere questa capacità, per esempio nella manifestazione, nello sciopero del 25 ottobre, io ho partecipato, al di là delle discussioni sullo sciopero, eccetera, ho partecipato comunque a una manifestazione, una delle più grosse a livello nazionale, del numero, cioè, diciamo, limiti dei numeri che c'erano, ma una delle più partecipate, e nel, ho fatto un discorso, nel passaggio che ho citato e ho parlato del problema delle case, erano tutte lavoratori e lavoratrici, che ho parlato del problema delle case, c'è stato proprio uno degli applausi più forti. Allora questo è un problema sentito, siamo noi che non abbiamo capito che vanno legate le questioni, perché il lavoratore, se mi parla del problema della casa, o il disoccupato che ha sindacato, che ha perso il lavoro, è un problema che è della classe lavoratrice in sé, quindi dobbiamo noi rifletterci, far riflettere questo fatto qui, che è stato un passaggio che subito è stato, no, acclamato, proprio perché lo sentono moltissimo. Sulla questione dell'RSU è un tema molto complicato, secondo me è importante, perché comunque la CUP ha assunto una decisione importantissima, quindi va mantenuta questa decisione, però non è poi sul vero che, perché noi non è che ci dobbiamo chiudere a riccio, noi dobbiamo avere la nostra posizione con coerenza e avere le relazioni con tutti, e poi spesso all'interno dei territori avviene questo, anche con altre organizzazioni. Il problema è che a volte, per esempio come avete citato USB, come fare per una relazione, per esempio a Riva di Taranto, dove ha sottoscritto un accordo esattamente uguale a CGL, CISL e UIL, e che adesso ha ritirato quella firma, e che adesso, proprio in questi giorni, scrive e copia i volantini che scriviamo noi, la nostra posizione sta copiando, di chiusura delle fonti inquinanti, occupazione, salario, eccetera, però non mette in campo, su cui noi stiamo struppiando, come si dice, non mette in campo un'azione di sciopero, non mette in campo un'azione di presidio davanti alla fabbrica, cioè non fa sciopero. E qui ritorniamo alla questione dell'accordo decisionale, perché anche se ha ritirato la firma, quell'accordo lo riconosce perché ha sottoscritto quell'accordo lì. Quindi è una materia complicata, ma io sono d'accordo che bisogna disaprire e stare nei movimenti con la nostra entità, chiaro, importando la nostra entità. E poi per chiudere, io sono un po' imbarazzato, lo dico molto chiaramente, però devo, siccome mi considero all'interno della CUP, io devo, in relazione con i compagni della CUP, non in quelli che sono parte della CUP, anzi fondatrice, insomma. E sono imbarazzato perché alcune cose, vi dico, anch'io sono molto scritto, si disse nel congresso che ho partecipato, l'ultimo congresso di Unione Inquilini, si è vero, Amendola disse nel suo intervento, non c'è CUP senza Unione Inquilini, non c'è Unione Inquilini senza CUP. Ora, questo mi spiace dire, ma sono rimaste parole. Sono rimaste parole. Io sono tra quelli che nel coordinamento nazionale della CUP ho sempre sostenuto che bisognava rispondere a Unione Inquilini quando c'erano le lettere di massa che chiedevano spiegazioni su questioni, eccetera. Sono stati inascoltati chiaramente. E quindi per questo dico che sono rimaste parole, cioè perché è singolare che io, che sono un coordinatore nazionale della CUP, vengo a sapere in questa occasione che cosa è avvenuto nella segreteria dell'incontro tra l'Unione Inquilini e la CUP. Adesso l'ho saputo da voi il risultato di quell'incontro, ma non era un incontro in cui si rappresentava tutta l'Unione Inquilini e tutta la CUP, come è stato detto qua. È un po' singolare questa cosa qui, no? Che lo vengo a sapere oggi, e credo che le richieste di Unione Inquilini sono legittime, ma per fare questo ci vuole trasparenza. Ci vuole trasparenza per poter essere legittime le strutture organizzative, eccetera. Io non lo so, ma guarda caso, nel gruppo della segreteria sono stati esclusi i metalmeccanici, pubblico impiego e Unione Inquilini. Le tre categorie che hanno criticato alcuni punti rispetto alla strada che stava prendendo la CUP. Sarà un caso? Va bene, mettiamolo che sarà un caso. Io non ci credo. E allora bisogna essere trasparenti se si vuole veramente. Il compagno ha citato, lo dico solo questo e chiudo, il compagno ha citato prima nell'intervento sulla questione dei bilanci, ha citato, guarda caso, è stato un caso, per esempio,
che si è organizzato in federazione, che l'FLMU ha, non so, il suo conto, le categorie, eccetera. No, ragazzi, io sono segretario generale dell'FLMU, esiste un conto nazionale dell'FLMU, io non ho potuto sapere, non ho nessuna legittimità su quel conto nazionale dell'FLMU, però c'è una responsabilità legale. Di che cosa stiamo parlando? Vogliamo parlare seriamente, affrontare davvero i temi? Se è un sindacato di base che vuole costruire un sindacato di classe, come spesso si dice, se i meccanismi sono realmente per essere più agili, come si dice, o ci sono delle cose, delle impostazioni che vanno tolte, se veramente si vuole ringiovanire un'organizzazione come fa Unione Inquilini. E allora mi dispiace, ma devo dire delle cose, mi auguro, lo dico con tutta la mia sincerità, mi auguro che tutti i punti che sono stati detti qua siano veramente superati e si vada veramente tra a costruire un'organizzazione che è tutt'uno con Unione Inquilini. Non sono poi temi diversi, ma sono tutt'uno di una identica e la stessa classe a cui ci riferiamo entrambi, e che siamo compagni, come per esempio è stato costituito insomma, per esempio Unione Inquilini da pochissimo, ma sono gli stessi che fanno sindacati che fanno Unione Inquilini. Il 10 ottobre è stata una delle iniziative dove in 80 e 90 fabbriche è stato distribuito tutta l'informativa sugli inquilini da delegati e rappresentanti o avanguardie di lotte che sono nei luoghi di lavoro. È stata una bella cosa come inizio, diciamo. Ecco, io mi auguro che certi passaggi che sono stati detti poi abbiano veramente le gambe, che sia caratterizzata da una trasparenza di un'organizzazione sindacale che realmente vuole essere democratica all'interno e che realmente apre un dibattito sulle questioni, ma che sia pubblica, come dice Massimo, perché se no possiamo darci le regole che vogliamo, no? Ma se poi dopo rimangono chiuse all'interno di determinati gruppi racchiusi e le decisioni, le discussioni, eccetera, non è quello che aspiriamo tutti quanti. Quindi mi auguro che questo serva ancora una volta a fare un passo avanti per una grossa organizzazione che da minoranza possa diventare maggioranza, ma se ha la caratteristica di un'entità, di un'organizzazione sindacale che realmente rappresenta i lavoratori, perché si sente ed è protagonista, e sono protagonisti di questa organizzazione i lavoratori. Grazie Antonio, per il momento di dire che sono facendo gesta, che c'è un comitato, ieri ha parlato, cioè, certamente dando verso l'assunzione anche di parte del Montenegro, che deve essere un elemento, diciamo, una iniziativa che possiamo comunque rendere ancora più pubblica, ancora più forte la loro, qui lo dico perché l'ha detto a me, però non ha detto io un certo tempo, ma insomma, volevo che fosse anche da parte sua, perché c'è un'unità, diciamo, di intenti su questo. Allora, ancora la brevità, mi raccomando, ti salvo, lo dico in particolare al mio compagno di Roma, per cui sono un po' più di forza, sono brevissimo, ti presenti, si prepara a Ricca.